Che facce tese che abbiamo, sembra la notte dei morti viventi. Ma lasciamo perdere. Vi ho convocato qui per riferirvi un fatto gravissimo. Il nostro caro signor Brown ci vuole uccidere tutti! Cosa? Ah, è sicuro di ciò che fa dicendo? Certo, l'ho ascoltato io con le mie orecchie. Parlava di ciascuno di noi. Ha già chiedetato tutto. È tipico dei maniaci. Vuol far fuori Doris con una coltellata, Lisetta col veleno, a me con un colpo di rivoltella. Mentre per te, Battista, dice che chiamerà un killer perché si vuole riposare. E di me non ha parlato il giustiziere della notte? No, dice che tanto tu ti farei fuori da solo. Chi è? Occhio, malocchio, pensiamo alle finocchie. Sembrava una così brava persona e invece abbiamo in casa lo squartatore di New York. Presto su questi schermi. Purtroppo. Chiamiamo la polizia! Brava furba! Così scopri che siamo pagati in nero! Termine corretto e senza regolare contratto, prego. Che sì. In nero? Bisogna impedirgli di attuare il suo piano diabolico. Già, come fare? Come? Susi, curiosità, risponda alla domanda. Ma come fare? Come fare? E non c'è una domanda di riserva! Ragazzi, temo che abbiamo un'unica soluzione. Eliminarlo fisicamente. No, ma non vale l'idea da prima, signor Brown. Io cercherò di non perderlo mai di vista. Mentre voi pensate a come poterlo fare fuori. Sì, lo facciamo dentro, va bene comunque. Non potremmo chiamare qualcuno, io un amico che... Tranquillo, Battista, il pericolo è il mio mestiere. Ma non facevi il giardiniere? Cretina. Che film è? Io non l'ho mai visto. Sita, sta andando da blu. Facciamo finta di niente. Sei un riunione di condominio. Ma lo sai che era simpaticone? Sì, te lo dicono tutti al circolo di scrittura. Certe mie battute fanno morire da ridere. Questo mi fate qualcosa, con permesso? Dottore, come la vuole la bistecca oggi? Che domanda al sangue. Certo. E le patate del contorno? Patate al forno, la morte sua. Sì, vado subito a prepararle. Ettore? Sì? Ettore, volevo farti i complimenti per come tieni il giardino, specialmente per i crisantemi. Sai, Ettore, io vado pazzo per i crisantemi. Veramente il fiore all'occhiello è un tulipano nero con l'endelong. Già le 8:30, prendi soldi e scappo. Ma dove vai? Sono a colazione da Tiffany. Non posso aspettare, altrimenti faccio tardi. Ma sì, vai pure, altrimenti poi dicono che ti ammazzo di lavoro. Battista? Signore? Battista, ricordati di far accorciare quei miei pantaloni. Vedi, Battista, per un paio di calzoni troppo lunghi sarei pronta ad uccidere. Sarà fatto, signore. Ora, con permesso, andrei a cambiare i miei di calzoni. Perché mai? Non vorrei dirlo, è per decenza personale, oserei dire. Ma sì, vai pure. Grazie mille, signore. E lei, signorina Beckenbauer, non ha proprio nulla da fare? A dire la verità, no. Non le dispiace se sto qui mentre lei scrive? Vedrà, non le darò nessun disturbo. Se le fa piacere. Grazie. Io me ne starò qui tranquilla. Lei continui a fare il suo lavoro. Allora, dove eravamo rimasti? Il barone entrò nella stanza. In una mano impugnava la pistola, nell'altra il pugnale, nell'altra ancora lo stiletto. Eh sì, e che cos'è, una piovra? Meglio ricominciare da capo. Allora. Era una notte buia. E tempestosa.
No, non faceva neanche tanto freddo, era una notte buia. Va bene, scriva pure così. Grazie. Era una notte buia. E basta. Dalla finestra si udì lieve il suono di un violino. Oh, il violino! Che strumento meraviglioso! Oh, mio cugino, suonava l'orchestra della Scala, però questa è la parola. Signorina! Chiedo venia. Ma le pare! Niente violini costano troppo. Vediamo. Dalla finestra si udì l'ululato di un lupo. Oh! Il lupo! Che animale meraviglioso! Oh mio cielo, è uno simpaticissimo, si può ogni volta che possibile veniva a consigliare. Signorina! Chiedo venia. Ma le pare! Niente lupi, altrimenti mi sparano tutti i personaggi. Vediamo. Kimberly era rimasta alzata fino a tardi per preparare a suo marito lo spezzatino di coniglio all'olivo. Buono! Quasi quasi dico Lisetta di prepararlo. Lo spezzatino di coniglio alle olive, dicevo, secondo la ricetta della povera nonna. Uh-huh. Un coniglio giovane di circa un chilo. L'ho comprato ieri. 200 grammi di pomodori pelati. Se l'ho. 200 grammi di olive nere. Se l'ho. Un bicchiere di vino rosso. Lo fico pieno. Uno spicchio d'aglio. Ce l'ho. E un cambo di sedano. Mi manca. Ecco cosa manca in casa, il sedano. E allora faccio un salto dalla torre e lo compro. Se mi sbrigo faccio ancora in tempo. Ah, e non le dispiace se non sto ancora qui a farle compagnia? Non permesso. Ma no, signorina Beckenbauer, non vada via. Arrivederci. Ah, il silenzio. L'ideale per lavorare. Era una notte buia e il cielo era gremito di stelle. Kimberly prese Jack e lo baciò intensamente su uno zigomo. E allora Jack disse: quelli per bambini. Contento lei. Signorina, venga signorina. Signorina, se lei sa già di accendere quella sta maledetta radio, io la... Oh! Signorina, ma si sente bene, signorina? Non c'è male lei? Mal di schiena. Sarebbe un po', mi faccio sentire. Dica 33? 33. Aggiunga 5? 38. Oh, ecco di che alcol siamo a posto, mi raccomando. Mangiare sano, niente stavizie, soprattutto tanto, tanto, tanto silenzio. Dove eravamo rimasti? Ah sì, era una notte buia. Sì, ma ormai non ne sono più neanche tanto sicuro. Jack e Kimberly... Signore, il pranzo è servito. Ho capito, continuo dopo. Ma cosa ha preparato di buono oggi la nostra Lisetta? Quello che vi ha chiesto lei, bistecca al sangue con patate al forno. No, perfetto, è da bere? E ho accompagnato tutto con un Bordeaux del 79. Del 79? Ma non c'è il pericolo che sia scaduto? Ma no, è un Bordeaux, va benissimo. Soltanto preferirei andare a mangiare in camera mia. Grazie. Buon appetito, signori. Si fa per dire buon appetito, caro Battista. Che di dire? Sono un genio, ho condito la bistecca del signor Brown con un'erba velenosissima. Così appena quello tira un mozzico cade stecchito come le zanzare la pubblicità del ride. Ottima idea, Lisetta! E per curiosità, quale erba velenosissima avresti utilizzato? È una con un nome strano, poi io non sono brava su queste cose. Aloe. E adesso che cosa c'è da ridere? Lisetta, l'aloe non è un veleno, ma un potentissimo lassativo, per cui sicuramente vorrà... Il bagno, signore, dovrebbe essere... Da ecco, non ne combino mai!
sei uno giusto. Cara Lisetta, credo che tu l'abbia fatto con le migliori, pardonna, peggiori intenzioni di questo mondo. Certo che sfiga però, Anche se il primo tentativo è andato a vuoto, l'importante è che il morale della truppa rimanga alto. L'obiettivo non è lontano, ma solo se ci uniremo tutti quanti, riusciremo a raggiungerlo. Il nemico va affrontato con le sue stesse armi. Vuole la guerra? E guerra avrà! Bravo! Silenzio, caporale Risetta Brambilla! Va a distriggiatene l'occhio al nemico! Obbedisco! Ha parlato Garibaldi. A proposito... Uno, due, tre, quattro, cinque. Pronto? Parlo con la ditta Garibaldi, omicidio a domicilio? S.P.A.? Vorrei colloquiare con il titolare. Attendo, grazie. Pronto, Gary? Ciao, sono Battista. Come va? Tutto bene? Mi fa piacere. Tua moglie? Mi fa piacere. E il piccolo Piercarlo? Ha già cominciato a sparare? Ha ferito con una revolverata maestra d'asilo? Puh, che birba! Senti, ti chiamavo proprio per questo. Mi dovresti mandare uno dei tuoi uomini. Sì, ho un tipo tosto da far fuori. Chi mi mandi? L'agente 00. Ma non era in pensione da 2 anni. Ah, forse mi confondo con l'agente 02. Devo aver sbagliato il prefisso. No. Vabbè, mandami pure questo 00. Poi per la ricompensa ti pagherò i liquidi, come dice il mio idraulico. Vabbè, buonanotte, Garibaldi. Ma dove ha lasciato la guida di Sinti? Riuscirà il nostro eroe a trovare il suo giornale misteriosamente scomparso in salotto, eccolo là. Vediamo un po' se danno qualche film da inserire nella mia videoteca. Ne sarà difficile, ne avrò almeno 5.000. Ah, ecco, e lo sapete. Fanno di nuovo Mezzogiorno di Fuoco. L'avrò visto almeno 20 volte questo mese. Il set non era finito. Vabbè, niente spezzatino. Ma dimmi tu se dobbiamo convivere con questa paura. Lui che vuol far fuori noi, noi che vogliamo far fuori lui, e mi sa proprio che passeremo un tranquillo weekend di paura, venerdì alle 20.30 su Rete 4. Ma non possiamo stare qui con le mani in mano. Armiamoci e partite, domenica alle 15 su Italia 1. Oh no, caro, anche tu devi fare qualcosa. Vado, l'ammazzo e torno, sabato alle 21 su Rete 3. Ecco, così va meglio. Potresti chiamare... L'esorcista. Sì, non esageriamo. Puoi farti dare una mano dai tuoi colleghi. In fondo tu, Doris, Battista, Lisetta, siete con me. I quattro dell'Ave Maria. Potrei darti una mano anch'io. Non ho mica paura. Sai come mi chiamavano alla scuola alberghiera? Giovannona coscia lunga! Giovannona coscia... Attore! Ma come ti permetti? Ti meriti uno schiaffo e 1.000 euro di multa! Ma signorina, c'è stato un equivoco! Non mi lasci così, sedotto e abbandonato.